Lethal in aria. Nope. Nope, 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 no, mi spiace. No, 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 assolutamente no. I wanna roll, roll. I want to roll, roll. E dopo questo momento cringe, sono tornato, sono proprio io, sono Filosofia, il vostro sensei altamente scarso. E torno dalla vacanza che mi... Ci credete che sono più stanco di quando sono partito? Perché sono tornato raffreddato. Pensate un po' che bella vacanza. No, a parte gli scherzi, mi sono divertito, mi sono riposato, rilassato, ma adesso è tornato ragazzi, il formato più crudo. Cos'è? È un formato cattivo, un formato originale di Magic mal giocato, in cui prendiamo un mazzo che può essere mio, ma per lo più di altre persone, altri youtuber, vostro, e lo porto sulla ladder in competitivo su Magic Arena e lo valutiamo in base alle sconfitte. 4 partite e sulla base delle sconfitte il mazzo viene valutato. Con 4 sconfitte mazzo assoluta immondizia, lasciatelo perdere, dimenticatelo e via discorrendo. Con 3 sconfitte il mazzo è imbarazzante. Non è che sia tanto meglio dell'immondizia, però comunque qualcosa di buono c'è, ma lasciatelo comunque perdere. Con 2 sconfitte il mazzo è mediocre, quindi 50% win rate e è qualsiasi mazzo medio di Magic, non ha né infamia né lode, però probabilmente si può migliorare. Con 1 sconfitta il mazzo è buono. E con 0 sconfitte è una bomba allucinogena per farmare e maciullare vittorie. Quindi è molto molto semplice. Ro funziona in questo modo, è un formato grezzo, formato che in cui io prendo questo mazzo, mi butto nella ladder senza averlo mai provato e come va va, e quindi sarà la ladder e la mia abilità a dirmi come il mazzo. E per partecipare a Ro è molto semplice, basta scrivere un commento qui sotto, mi scrivete il titolo del mazzo, una descrizione breve di cosa fa quel mazzo, la decklist, e poi io pian piano mi prendo tutte le liste e ve le porterò qui sul canale. Ovviamente i commenti che avranno più like o che poi faremo magari anche i sondaggi avranno priorità. E ovviamente gli abbonati avranno priorità, quindi valutate l'idea dell'abbonamento. E oggi vi porto un mazzo di CGB, uno dei content creator più famosi, ed è un mid-range Azorius, bianco e blu. E giochiamo sostanzialmente le migliori carte bianche, come partecipazione al matrimonio, che fa pedine e poi dopo fa pedine o ci pesca carte e dopo 3 turni diventa un anthem per tutte le nostre creature, dando +1/+1, quindi un generoso buff. È una delle migliori carte dello standard, lo era prima, lo è adesso, penso che la conoscerete. Imperatrice viandante, come non poter conoscere la nostra waifu giappucinese che... scusate, Pacewalker che entra con lampo, quindi... Ah, quando entra può usare le sue abilità nel turno in cui è entrata, quindi è qualcosa di molto strano per un planeswalker, ma la rende utilizzabile come una removal istantanea perché la -2 esilia una creatura tappata e soprattutto ci guadagna vita. Poi la +1 mette un segnalino +1/+1 su una creatura buffandola e dà attacco improvviso fino a fine turno, quindi possiamo fare imboscate in attacco e in difesa. E questo può essere utile per vincere dei combattimenti e uccidere la creatura dell'avversario senza tanti patemi. Con la -1 ci crea pedine 2-2 con cautela, quindi buone per attaccare e difendere. Poi
Quello che non può mai mancare, e in questo momento è il bianco, è il pacificatore consacrato che sostituisce il Vincola Magia d'Elite. È una carta tassa in sostanza perché ci permette di guardare la mano dell'avversario e nominiamo il nome di una carta. Può essere anche una carta che l'avversario non ha in mano se sappiamo che la giocherà. E l'abilità di quella carta costano 2 in più per essere utilizzate, quindi anche Planeswalker, l'abilità di Loyalty. Costano 2 mana per essere attivate e in più per giocare la carta devo pagare 2 mana in più, quindi rallenta parecchio i piani del nemico. E poi c'è la ricostruzione di Ingancio, che è una saga ottima che cerca il mazzo, una pianura, ce l'aggiunge alla mano, poi possiamo scattare una carta al secondo capitolo. Se lo facciamo possiamo rimettere sul campo di battaglia tappato un permanente con un valore di mana pari o inferiore a 2 dal tuo cimitero. Quindi possiamo rigiocare i nostri doghi che pescano, i nostri sfondabanca oppure le terre che abbiamo semplicemente buttato dal cimitero. E poi al terzo capitolo esilia questa saga e diventa un 3-4 con cautela che quando attacca crea o blocca crea uno spirito 1-1. Quindi crea pedine, lui attacca molto bene, difende molto bene perché ha vigilance. Ovviamente con l'imperatrice possiamo buffarlo con segnalini o anche con i festeggiamenti del matrimonio. Poi, di blu sostanzialmente cosa giochiamo in questo mazzo? Perché sostanzialmente è un mazzo bianco. L'amalgama sovraccarico, 4 mana 3-3 orrore zombie, lampo volare e poi a sfruttare. Possiamo sacrificare una creatura quando lui entra nel campo di battaglia, anche egli stesso. Se lo facciamo neutralizziamo una magia, un'abilità o attivata o innescata avversario. Quindi è una creatura counter, possiamo saccare uno dei token creato dalla partecipazione. O un cagnolino e counterare una grossa spell dell'avversario o una minaccia, questo è molto utile. Quindi di blu abbiamo sostanzialmente la possibilità di counterare, infatti abbiamo anche far sparire 2 mana, uno in colore, uno blu, neutralizza la magia avversaria a meno che il suo controllore non paghi 2. Questa è la counter più utilizzata al momento nello standard perché ci permette a turno 2 di counterare le giocate dell'avversario forti a turno 3 che possono essere magari partecipazioni di matrimonio o Kikijiki, Liliana. Ci sono parecchie carte a 3 o a 2 forti e fa sparire è una carta che è ottima da giocare a turno 2-3 e ci permette di far vantaggio in questo modo o comunque essere a pari. Inoltre nei turni un po' più avanzati possiamo comunque sacrificare una creatura e farla costare 4 il costo di far risolvere la magia, quindi può essere comunque utile anche nei turni avanzati. E sincopare, che è un'altra magia simile a far sparire, però ha X sostanzialmente, neutralizza una magia bersaglio a meno che il suo controllore non paghi X. Se quella magia è neutralizzata in questo modo, esiliala invece di metterla nel cimitero del suo proprietario. Quindi è ottima a turno 2, anche questa, o a turno 3, ma anche nei turni avanzati, se abbiamo abbastanza mana, possiamo evitare che l'avversario risolva la sua magia. Sfonda banche, carta eccezionale in questi mazzi midrange perché fa un sacco di cose. In special modo ci pesca carte e poi può diventare un veicolo molto efficiente che con manovrare 3 e attacca come 4-4, quindi può attaccare e difendere molto molto bene. In sostanza una carta interessante che giochiamo è distruggere il male perché è in questo meta ci sono delle creature con costituzione pari superiore a 4 che vanno uccise istantaneamente come Shieldred e distruggere il male lo fa o magari il titano dell'industria che è un 7-7, questo lo uccide istantaneamente e ci evita molti problemi. E poi anche un'altra modalità che è distruggere l'incantesimo avversario ed è pieno di incantesimi forti da distruggere, quindi distruggere il male è una carta molto molto comoda e dal costo veramente contenuto.
Ma la carta che probabilmente rende il mazzo giocabile, secondo me, è Addio, perché Addio è una delle carte più sbagliate che abbiamo in standard. Ed è tenuta al freno soltanto dal fatto che è tenuta, Addio è tenuta a bada solo dal fatto che non c'è un mazzo Azorius competitivo in questo momento, o un mazzo control che la utilizzi e che sia top tier, perché altrimenti sarebbe la carta più forte dello standard, perché ti spezza completamente le gambe. Infatti dice: scegli uno più, esilia tutti gli artefatti, esilia tutte le creature, esilia tutti gli incantesimi, esilia tutti i cimiteri. E lo fa tutto contemporaneamente e non tocca i planeswalker. Di conseguenza, mazzi che utilizzano svariati planeswalker possono usare questa carta per azzerare l'avversario e avere strada pulita per le loro intrighi, intrallazzi. Bene, abbiamo detto praticamente tutto. Adesso andiamo a vedere come si comporta questo mazzo in Raw e ci vediamo alla fine del video per le considerazioni finali. Mi raccomando, likeettino, iscrizione al canale, condivisione con un amico e ci vediamo al prossimo video. Bye bye. Blab ka blak here. Blak ka blak la. Ok. Giocavi. Compagno vivace in pacificatore. O ricostruzione di Gangio. Entrambe sono soluzioni valide, però il pacificatore mi permette di capire cosa sono contro, anche se mi piacerebbe pescare terra. Fiaba, titano. Direi fiaba sicuramente. Fiaba. Distruggere il mare può distruggere. Se peschiamo terra potremmo giocare qualcos'altro. Questo mi assicura di pescarla. Poi posso scastare. Attacchiamo col pacificatore. Puoi attivarlo solo a stregoneria, a meno che non hai. Ah, c'ha Bosei giù. Se mi vuoi rampare, fai pure, amico mio. Fiaba. Allora, scartiamo il compagno vivace. Così. È gratuito. O lo sfondabanche, no? Allora, bello. Ottawara, possiamo rimbalzare il token e attaccare. Preso il turno, gioco un altro, scarta due carte, pesca due carte. Possiamo counteragli un'altra cosa. Vediamo se Trada pacificatore. Teniamo aperto il mana per la magma. Non ha scartato questo. Evidentemente vuole giocarlo. Noi lo counteriamo. Ok, nope. Sacrifica compagno. Bello sì.
Ok, e noi smashiamo. Pacificatore, vediamo cosa ha in mano. Ballerino. Ballerino dei piedi leggeri, sei tu. Teniamo a distruggere il mare aperto. Sì. Ok. Attacca. Distrugge una creatura. Non è molto contento della situa. Vogliamo uccidere Mananea. E teniamo aperto il mana per l'amalgama. Elital in aria. Nope. Nope, 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 no, mi spiace. No, 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 assolutamente no. Oh, vabbè. General Kayle. Kyle, General Kyle, non è la Star Wars? Magari mi confondo. Doggo. Questo mazzo ha un problema con le terre, evidentemente. Però il Doggo e la ricostruzione di Gangio mi fanno ben sperare. Partenza un po' lenta. Make Disappear, potremmo giocarlo al posto del Doggo, vediamo cosa peschiamo. Non era una mano chiaramente da tenere, probabilmente. Uccino Pio. Si mena. Dobbiamo pescare la terra. Ottimo. Qua i danni sono parecchi, ma possiamo ancora prenderceli. Iconoclasta, non chiccato. Chiccato. Doggo può servirmi. Può ancora servirmi. Qual è la scelta giusta? Potrei uccidere Kumano, mettere un pacificatore, devastatore Shiv, Alana Nena, Raiju. Non ha terra per nessuno dei due. È tutto un problema. Devastatore è l'unico che può giocare. No block. Ok, noi però non abbiamo pescato terra. Vabbè, ovviamente attacchiamo col pacificatore. Potrei giocare sfondabanca e poi manovrare col pacificatore. Oppure tenere aperto il counter.
avessi pescato una terra sarei messo un po' meglio in questa situation. Counter potrebbe essermi utile. Passa, blocchiamo il pacificatore. Mio turno, distruggo il male allora a sto punto. Distruggiamo Kumano. Se pesco terra magari posso salvarmi. Ok. Vediamo cosa succede. Nessun attaccante, termina il turno. Devo guadagnare vite. Neutralizza. Devo per forza fare fuori il pulcino Pio, ma è probabile che sia già morto. Sono morto. Ottimo. Ottimo. Per poco. Boom e te. Shimir, Shimir. Ok. Abbiamo una giocata a turno 2 e una giocata a turno 3. E addio in mano, che è diciamo un programma per il futuro. Abbandonare tutto e andarsene. Il nostro avversario c'ha l'avatar di Simona e sta ancora decidendo cosa fare. Ci sta. Alla fine ognuno se la prende un po' comoda, un po' in base ai suoi tempi. Ci sta. Facci sapere quando vuoi giocare, Shimir Shimir, che questa vittoria sia gratis, me la prendo, eh. Ok, no. Pianura. Poi mettiamo isola. Teniamo aperto far sparire. E counteriamo quello che vorrà giocare. Anche se probabilmente. Quello non è. Di solito Izzet non ha giocato a turno 2. Però potrei sbagliarmi. A questo punto potrei giocare partecipazioni così, però potrebbe averlo lui il counter. Se gioca a terra e non gioca niente, fa niente, è da pensare che lui abbia il counter aperto. L'eventualità potrebbe essere Izzet Spells, potrebbe essere Grixis, potrebbe essere Grixis. Sì. Grixis non è male. A turno 2 Grixis cosa fa? Dice che countera come me. Shimir Shimir. Ok. Ok, quello ottimo da counterare. Neutralizza. Non noi giochiamo partecipazioni. Lui giocherà la saga di Kirishiki, però che possiamo farci? Potevamo non giocare niente a turno 3. In questo modo abbiamo tenuto la board pulita per un turno. Lui non ha fatto artefatti. Noi abbiamo addio, che è il nostro panic button, partecipazioni che ci crea pedine ogni turno. Shimir, Shimir. Chiava.
Vota classic. Quindi noi andiamo. Ci manca il bianco per poter far veramente quello che ci piacerebbe fare. La domanda è, chiamiamo il massacro oppure sviluppiamo la board. Pacificatore. Non sarebbe male giocare pacificatore. Potrei tradare 2-1-1 per il suo goblin. Vediamo cosa scarta di bello. Scatola della terra. Ovviamente gioca come si chiama già? Crudeltà di Jix mi farebbe male. Anche la Sfinge. Allora, Egida 2. Mi infligge danno a combattimento. È un bel problema la Sfinge. Noi potremmo rampare e pescare una carta. Rampiamo e poi facciamo addio. Non è che posso fare dividere tanto, finito. C'hai Evelyn. Sarebbe fare disperazione, un po' di disper. Mi potrei fare già addio. Uomo corvo. Cosa abbiamo al cimitero? Niente, rifiuta. Noi facciamo l'addio. Questa sfinge è un po' un problema. In teoria con l'imperatrice possiamo giocare l'imperatrice. Kikijiki non può copiare. Faccio sfi. Ottawara. Gioco lei. Potrebbe avere però il counter. Se ce l'ha. Se ce l'ha posso pagare in teoria. Paga. Not much of a roadblock. Ok. Pacificatore. Usi tutto il tuo turno per fare quello. Ah, trascinare nei fondali, eh? È doppio Evelyn, è massacro. Trascinare i fondali, hai solo una palude.
Quindi dammi 1-1-1, quindi massacro il problema. Questa la teniamo perché se mi fa scartare l'accoglitore va bene. Ok, puoi duplicare il coso. Poi ci dai il pacificatore. Sincopare, questo mi piace. Ammazzo tutte e due. Se c'è una terra per pescare una carta. Il mio turno. Ok, vuoi lanciare Evelyn adesso, giusto? Va bene. Ok. Ok, terminiamo. Lui può fare un massacro. Sacco -2 -2 o fondali abbastanza uguale come cosa. Devo pescare bene, se pesco bene posso vincere il prossimo turno. Valutatore di cadaveri non è male. Alta fiaba, ottimo. Cos'è che è ora di... Farewell. Pesca una carta secondo me. Non era proprio quello che desideravo. Questo flood non ci piace molto. Non lo attacchi.
Termina il turno. E giochiamo. Altro sfondamanche, no? Pescatore. Sgraffignare. Addio, ovviamente. Ah, che top deck. Dovevo. Sono stato greedy. Pacificatore. Un altro Farwell, l'estensione di ingaggio. Allora, non so perché sta lì con quel corvo che non può. Potrei attaccare, lui para con Evelyn, non cambia niente. Temporeggiamo. Poteva dire all'imperatrice. Perché non mi fa usare? Perché non mi fa usare la mia cosa? C'è un bug, dovrebbe avere flash. Quando mi dai la mia precedenza? Mi piacerebbe pescare dalla parte buona del mazzo. Potrei salvarla? No. Manovra sfondabanche, ma mi sembra che costa in più per essere fatto. Oh dai, forse scartiamo una pianura. Bisogna di qualcosa per quel Kikijiki.
Sono attaccante, termina il turno. Adesso lui copio Jaya. Years and they never learn not to mess with me. Quello sgraffignare così a muzzo, ne avrà uno nel mazzo, è stato devastante. Light them up. Dai, incredibile, basta poco per vincerla sta partita. Cosa ha preso? No, il mio unico ultimo addio. Finita la partita. Oddio. Sì, ma non mi fai fare nulla. No, non posso vincere. Evelyn sta... Dai. Tutto perché non ho fatto... Ah, devo usare due mani per attaccare. Tagliamo con i 5-5, magari in questo modo lo possiamo vincere, se lui non guadagna vita. Pacificatore. Sfinge. Ma la sfinge non è un problema. Massacro. Massacro è un problema. Massacro ammazza solo Kikijiki. Riflesso, vediamo, rallentiamo la sua duplicazione. Riflesso. Mi fa scattare una terra, ce l'ho. Oddio.
Se fa Dio, potrebbe fare Dio solo con gli artefatti. Incantesi, le creature. E gli rimangono i planeswalker. Cosa potremmo pescare che ci può risolvere la situation? Un'altra imperatrice. I have bigger plans. Knew this was a waste of time. Sacrifices must be made. Pescato un'altra lily. Sia tutti gli artefatti, tutte le creature, tutti gli incantesimi. Ok, tutti gli incantesimi, quindi anche Kikijiki se ne va. Tranne le creature. Rimane Jaya. Va bene. Questo lo posso far diventare una creatura, ma non cambia. No match for my students. No block. Hai ancora qualcosa? Noi peschiamo terra e direi che è finita la partita. Abbiamo sbagliato in quel momento in cui non abbiamo castato addio. Se avessimo castato addio avremmo vinto. Shamigami. Ok, abbiamo almeno tre terre, questo è positivo. Doggo, pacificatore, partecipazioni. Ci sta. Nero non è un buon auspicio, l'uomo corvo. Ovviamente gioca Lily. Dormiente. Massacro a zero. Vediamo un po' cosa c'ha in quella manina. L'uomo corvo, invocare il massacro. Facciamo Liliana. Sicuramente gioca Liliana del velo. Potevo fare anche dormiente voluto, però possiamo gestirlo per il momento. E poi invocare la disperazione. Lo può evolvere svariate volte. Può diventare. Tradiamo. Così usi tutto il tuo mana. Spiaggia deserta. La disperazione. Attacchiamo col compagno. Sfavorito. Costruzione.
Allora, questo non ho cose leggendarie, quindi peschiamo. Distruggere il male, ottimo. Spiaggia deserta. O il Gange? No, il Gange mi può servire. Termina il turno. Distruggere il mare mi può essere utile, quindi ottimo. Peschiamo carte. No, non blocco. Massacro. Per meno 3, meno 3. Quindi mi fai 5 danni. Distruggi un incantesimo avversario. Così non guadagni vita. Ok. Sfonda banche, baia, così possiamo. No, vabbè. Io sbaglio sempre. Intrusa, guadagni vita. Mio turno. Distruggere il male. Se il male non mi aiuta in questa situazione. Se attaccare con questo, lui doppio blocca e perde tutto. E poi fa invoke despair. Ci va bene. Termina il turno. Bummete! E siamo qui per le considerazioni finali di questo Raw di CGB. I Wanna Raw. E con questo Azorius Midrange, e che dire, due vittorie e due sconfitte. E sostanzialmente il verdetto è che il mazzo è mediocre, un mazzo mediocre che purtroppo, no, purtroppo, diciamo che ha i mezzi per farsi valere sicuramente, però
Abbiamo avuto problemi di mana, 24 terre, siamo rimasti parecchie partite con 2 terre, non abbiamo pescato, nonostante la ricostruzione di Gange, i compagni vivace, non abbiamo pescato la terza terra e questo è devastante per questo tipo di mazzo. E secondo me, addio è sicuramente una carta devastante, però rispetto ad altri mazzi mid-range siamo un po'... Ci manca la parte mid pesante, quella che può cambiare la partita. Noi facciamo dei token, delle pedine, attacchiamo, però spesso non abbiamo quel modo di fare quegli ultimi danni che altri mazzi col nero hanno o mazzi col rosso hanno e questo è penalizzante. Poi noi abbiamo una big spells che ci può far vincere la partita. Addio. Può farlo, ma non è tipo Titano dell'Industria o Crudeltà di Jinx o non so, Sheoldred. Ci manca proprio quella mid, quella giocata mid late game che ci può permettere di vincere la partita con agilità. Che poi alla fine magari ce la facciamo. Però, ecco, tipo l'amalgama è buono, sicuramente è stato buono, però il doppio blu in questo mazzo che è per lo più bianco è un po' pesantino, poi sono un 3-3 e quindi non è abbastanza minaccioso volante. Magari sarebbe bello giocare l'angelo 5-5 con il segnalini scudo che ci pesca carte, quello potrebbe essere più interessante, o giocare... ci sono versioni di questo mazzo che giocano Teferi, quindi Teferi potrebbe essere interessante. 4 distruggere il male, spesso non li peschi quando ti servono oppure li peschi tutti, quindi sappiamo come arena. Ma qual è il responso di questo Ro? Poche parole. Che il mazzo è mediocre. Ma secondo me, a parte che l'ho giocato male io e quello ci sta, secondo me se la cava, ma patisce mazzi col nero o rosso che sono più forti. Quindi nei commenti del mazzo monobianco un ragazzo mi ha scritto: no, sei tu che non metti le carte giuste nel monobianco. Le carte del bianco sono queste. Cioè, il bianco in questo momento ha difficoltà e ci sta perché ha dominato in lungo e largo e adesso è ora anche che vada un po' da parte o no? E comunque rimane un colore forte, ma Azorius non è proprio il massimo della vita in questo momento e non è neanche bianco da solo. Magari se ci aggiungi del nero, ci aggiungi altre robe. Una raffine, metti le migliori carte bianche, sicuramente qualcosa di buono viene. Bene, abbiamo detto tutto per questo primo video della prima stagione, no, prima stagione, di quest'ultima stagione, no, del primo episodio di quest'ultima stagione di Ro. Se avete critiche, suggerimenti, consigli, commenti qui sotto al posto giusto dove lasciarli. A me fa sempre molto piacere dialogare con voi, come ben saprete. E boh, mi raccomando, per partecipare a Ro è molto semplice, scrivete un commento qui sotto con il titolo del mazzo, una breve descrizione di cosa fa o vuole fare e la decklist e poi io pian piano ve la porto qui su Ro, triterò i vostri mazzi e avranno lo stesso trattamento che ho riservato a questo mid range di CGB. Quindi a vostro rischio e pericolo. Il vostro mazzo deve essere in grado di superare, di essere pilotato anche da un cane come me, e quindi preparatelo a dovere, alle esperienze. Abbiamo detto tutto, likeettino, iscrizione al video, condivisione con amico, valutate l'idea dell'abbonamento per essere prioritari in Raw e ottenere altri vantaggi esclusivi, e noi ci vediamo al prossimo video. Io vi auguro una buonanotte e bye bye. Gang, ran up on through Germantown. Suckers coming out the bank. He been told he dropped it off, but he did not wanna go. But I need some keys, so I bet it on this nigga, bro. They the